Presidente, lei da ormai da mesi che dice che questa riforma cancella le regioni, ma oggi in un'intervista il ministro Delrio dice che invece si tratta solamente di applicare poi un autonomismo più ordinato. Sì. Lei cosa risponde? Proprio lui parla, è quello che ha fatto la legge Delrio, che ha cancellato le province senza cancellarle. Andate a vedere oggi le province che cosa fanno, niente, non possono più fare niente, hanno tante competenze ma non hanno le risorse, e questo succederà per le regioni, la stessa identica cosa, il regista è lo stesso, le regioni verranno di fatto cancellate, saranno tolte le competenze e chi subirà i danni sono i cittadini, in particolare delle regioni del nord, che sono quelle che hanno sviluppato un sistema efficiente che sarà ridotto proprio perché centralizzando tutto a Roma si farà la media. E quindi noi avremo solo da perderci, lo sappiano i cittadini lombardi, abbiamo solo da perdere da questa riforma. Ecco, altra affermazione che le contestano, quello che il nuovo Senato non rappresenta i territori, mentre anche qui il PD milanese ha detto che lei vuole screditare la riforma e invece ci sarà una rappresentanza dell'interesse dei territori. Ma sì, ma è segno del nervosismo del PD milanese, perché si deve ribattere con gli argomenti. Allora io propongo il Senato alla tedesca, Bundesrat, dove i senatori della Lombardia rappresentano la Lombardia. In questo Senato di Renzi i senatori della Lombardia rappresentano ciascuno il proprio partito, quindi non i territori, non cambia niente rispetto ad adesso. Il Bundesrat va bene, c'è il vincolo di mandato, i senatori della Lombardia dicono quello che il governo della Lombardia, cioè la Lombardia, propone. Questa è la differenza fondamentale, così com'è sono un pasticcio, non cambia niente e quindi non va bene. Il fatto che i tre leader della coalizione, ora coalizione del centrodestra, non abbiano ancora fatto una campagna comune per il no, indebolisce la vostra posizione a livello politico? La nostra in che senso? Posizione come centrodestra, dico, cioè che comunque non c'è ancora... Noi ci siamo mossi come governatori, tre governatori, Lombardia, Veneto e Liguria, si sono già mossi. Abbiamo fatto un incontro l'altro giorno, costituiamo un comitato istituzionale con i sindaci e mi aspetto quindi che tutto il centrodestra compattamente segua la linea indicata dai tre governatori. Ecco, questo è Berlusconi, mi pare abbia detto che è pronto a scendere in campo, quindi mi aspetto che ciò avvenga e che avvenga rapidamente. In uno dei due documenti che avete firmato, lei ha detto che fate le vostre proposte. Quali sono esattamente? Sono quelle descritte nel documento che abbiamo firmato l'altro giorno. Cioè in breve? Ne mando una copia. No. Sono tante, sono articolate. Il Senato federale, per esempio, quello vero, modello Bundesrat, è molto diverso da quello che c'è adesso. E poi vogliamo le competenze esclusive nostre, vere, eliminare la clausola di supremazia che cancella ogni forma di autonomia e poi fare della Lombardia una regione a statuto speciale. Ho sentito che viene il Papa, lo sapevo, ma insomma adesso è ufficiale, viene il Papa il 25 marzo, è un'ottima notizia, lo accoglieremo come si deve e quindi bene, è un grande appuntamento, un grande evento per tutta la regione, non solo per Milano.